Un'altra cosa importante, io dico, eh, trovatevi un altro strumento che non sia la batteria da studiare. Eh beh, certo, Che sia il basso, che sia le percussioni, le membrane, le congas, le bombos, la chitarra, il pianoforte. La chitarra, qualunque cosa, aiuta moltissimo nell'approccio del, del tuo strumento primario. E poi magari ti, mi ricollego a quello che dicevi prima, capisci anche se lo fai in maniera... anche semplicemente il, il solfeggio, no? quello certo. che si fa uh -huh. al pianoforte. Ti, ti aiuta a capire quello che ti succede intorno, alla fine. È... Bravissimo. Sapere cosa succede a livello armonico intorno a te è importante. Io mi ci sono agganciato moltissimo a Sanremo in questo, l'ho detto anche nell'altra intervista, non mi ricordo quale, se di Bernardo o di Dado. Comunque che io mi appoggiavo moltissimo all'armonia, molto più che a contare uno. Due, le battute, che comunque è essenziale, eh? quando sei in Mondovisione se non conti sei un pazzo, <ride> perché se sbagli. Però nelle prove mi ricordo, allora in, in diretta conti, okay? ok. Però nelle prove mi ricordo che mi appoggiavo moltissimo nell'armonia, quindi saper, sapere quando stai, quando sei sulla tonica, quando sei sulla dominante, quando arriva un, un cambio di tono, sono cose che tu ti accorgi se le conosci. Certo. E io invito tutti a studiare la musica per avere questa conoscenza. E avere nel gruppo un batterista che sa di musica fa la differenza, fa la differenza bravissimo. Fa la differenza e è un valore aggiunto al gruppo. Assolutamente. E non solo tu, batterista che sa di musica, verrai chiamato ancora di più rispetto magari a uno che magari è più bravo di te ma non sa di musica. Non so se mi spiego. Certo, certo, ecco, certo. avere questo zaino, io lo chiamo zaino perché io ho lo zaino e ci metto dentro le mie cose. Avere anche libri di musica, non soltanto spartiti di Horacio Hernandez, De Vegal, Vini con l'aiuta, ma avere anche Bach dentro, ecco, ti fa essere anche più interessante dal punto di vista musicale. Mm? Eh, beh, penso proprio di sì Perché sai, sai parlare anche di altro Eh, certo Non sempre soltanto dei colpi doppi, colpi singoli, paradidolo okay. okay. Siccome noi siamo batteristi adesso parliamo solo di quello Perché mi racconti con chi ah. hai studiato No, no, no Mi racconti con chi hai studiato prima del Collective Che bello Sì, mi piace molto parlare di con chi ho studiato perché sono tutti rimasti amici